Cioè, lui in mutande che guarda questa. Così, cioè, vuoi dire, ma che cosa abbiamo appena fatto? Io e te, noi due insieme? Stiamo scherzando? Cioè, no, vabbè, ma possiamo fare ste cose? E lei pure che lo guarda, ma veramente, perché lei è sposata. Quindi adesso lei sta pensando, cavolo, che cosa ho fatto? Mi sono lasciata andare alla passione e ho tradito mio marito. E lui dice, che cosa vuoi da me? Non è colpa mia, io non c'entro assolutamente niente, non me ne frega nulla, non mi... Questi boxer sono bellissimi, bellissimi. Anche se stavo pensando che questi li dovevo dare alla gola, non a lui. Allora, scusi, lei pulisca. No, questa non pulisce, quindi questa non ce la sposiamo. Questa ce la teniamo per divertimento. Sì, ciao, ciao, ciao. Ciao, è stato un piacere. Allora, ma io voglio pulire sta casa. No, non dobbiamo pulire, dobbiamo restare con questa casa zozzissima. Zozzissima proprio. Allora, tu devi andare in bagno. Vai in bagno, va. Nel gabinetto zozzo, che schifo. Vai. Allora, cosa dobbiamo fare? Lui ha soltanto 2000 simoleon. L'aspirazione l'abbiamo completata, cioè l'abbiamo completata una parte. Dobbiamo ancora esplorare la caverna sulla spiaggia e scoprire il tesoro sepolto. Dove sta il suo tesoro sepolto? No, può chiamarla la cameriera, però poi perde quell'aria. Quella riasciatta la casa. Ok, ora sì, che carino. No, ma è bellissimo. Nalani era quella che puliva. Vediamo se pulisce ancora, perché ce la dobbiamo sposare se pulisce ancora. Se non ha cambiato idea. Eccola che arriva di corsa. Sì, sono qui. Sono qui. Vieni, vieni, vieni a pulire in mia casa. Se mi pulisci casa ti sposo. Una nuova serie. Aiuto per collegare il televisore. Ma secondo me questo non lo sa collegare il televisore. Ho appena preso un nuovo televisore, ma non so bene come cavarmela con i collegamenti. Una volta era semplicissimo e ora le opzioni sono sconfinate. Cos'è un cavo ottico? Non ne ho idea. Avrei proprio bisogno dell'aiuto di un esperto di tecnologia. Lui, esperto, ma di che? Giù! Sta pulendo, visto! Funziona! Ok, perfetto, ti sposiamo. No, stava pulendo, Judith! Brava, pulisci giù. Cioè, avete visto? Io ho le VIP che vengono a pulirmi casa. Le VIP! Povera donna. Sì, poverina. Ma lei è tutta felice. Vedete come ride? Tutta soddisfatta. A lei piace questo. ma perché lei in cambio c'ha Jacob con le mutande a forma. Cioè, no, le mutande a pizza. E vuoi mettere tanta roba? A Challen diceva: se trovi qualcuno che pulisce, no, ha detto di no del matrimonio. Come no? Ti compro un anello fatto con le alghe. A Challen diceva che se trovavamo qualcuna così pazza e folle da stare con noi, ma secondo me Nalani chiederà il divorzio, secondo, quasi sicuramente. A parte che già non ci vuole sposare. Le mie giornate sono molto più belle senza di te. Cosa? No, volevo dire con te, non senza di te. Cioè. C'è un triangolo. Senti, tu sei sposata. Noi siamo single, facciamo quello che ci pare. Tu non sei venuta qui per rompermi le scatole. Cioè, lo vedete che sono proprio i Sim che rompono le scatole? Non sono io. Sì, c'ha, no, sì, abbiamo un'altra. Vattene. Non mi rovinare tutto. Oh, mamma mia, povero mondo, pure l'amante. Ma mole, devo fare la proposta davanti a te? Fammi capire. Perché se vuoi restare qui. È arrabbiata, è arrabbiata. È arrabbiatissima. Ma scusa, ma tu sei già sposata con i figli? Che vuoi da noi? Non lo so, lui deve andare avanti con la sua vita. Non può mica stare appresso a te. Lei intanto in tutto questo ignara di tutto, continua a farsi sedurre da Jacob qua. Brava, vattene, vattene via. Scappa. È stato un piacere. Guarda, guarda, ti ho comprato pure un anello. Non chiedermi come l'ho pagato perché non ne ho la più pallida idea. Ma io mo per non prendere il plumbob, che devo fare qua? C'ho voglia di mettere il trucco. Dai, bella così, ci piace. Stringe Nalani. Oh, ah, stava qui. Olè. Sì, siamo sposati.
Mettete musica per un matrimonio che non ci sta. Però vabbè, dettagli. Noi usiamo la musica reggaeton per il matrimonio. Ma io vi ho fatto vedere il lato B di Jacob, poi lasciatemi perdere che lui ha fatto la puzzetta. Questo deve rimanere con 5.000 simoleon al massimo, non potete avere tutti questi soldi. A chi li diamo? Allora. Sì, no, forse. Ok. Intanto sto scattando 800 foto. Vai. A posto. Sono riuscita a fargli fare i fichi fichi. Non col cerume. No, col cerume, che schifo. Ma tu perché non esci più dal bagno? È perché mi stai facendo, guarda qua, cosa stai facendo? I disastri stai facendo. I disastri. Madonna, che schifo. Col cerume. Ecco qui, perfetto. Così mo la povera Nalani può fare pure. La smetti? Siamo in pubblico. Grande. No, Liliana, non ci credo. La smetti di stalker. Ma perché io solo stalker nelle mie partite? Cioè, io non lo so. Cioè, mi amano. Jacob ha giurato di trovare la più autentica noce di cocco mai esistita. Senza perdere. Scusa, sto leggendo. Senza perdere tempo, il lavoro è stato completato e i segreti del latte di cocco sono stati svelati. Il latte di cocco è latte vero? Ora la cliente sa la risposta e Jacob è un po' più ricco. E noi non lo sapremo mai se è latte vero oppure no. 83 simoleon più 24 di mancia. Fantastico. Allora io scappo da Liliana. Ciao stalker, io me ne vado. Viaggia qui da solo. Scappa, scappa da Liliana. Sì! Sì, si è addormentato! Bellissimo! È proprio l'accidia, è proprio l'accidia. Jacob ha completato l'aspirazione! Sì, siamo bravissime. Perfetto, perfetto. E mo pensiamo a fare il resto. L'aspirazione già l'ho fatta, le abilità... Al massimo benessere, gli faccio fare così ogni tanto che se ne va lì. Possiamo provare a fare le collezioni, magari. Come siamo messi con le collezioni? Allora, collezione dei conchiglie e dei tesori sepolti. Tanto sta sempre a scavare, almeno magari mi trova pure i tesori di Sulani. Come cerca di avere un figlio? Non è incinta, non sei incinta. Fammi vedere se sei incinta. Vieni qua, usa. No, ma me lo pulisci. Perché io non mi siedo su sto coso, eh. Fare romanzia. Ok, guarda sta povera donna. È appena tornata dal lavoro. Ok, fai un test. Dimmi che sei incinta, ti prego. Cinta! E vai, abbiamo pure l'erede. Sarà maschio o sarà femmina? Non lo so, lo scopriremo. Ok, facciamoli dormire. A parte che oggi... Ah, ok, a casa, perfetto. Allora si mette a fare le pulizie. Sistemiamo un attimo questa casa perché non si può guardare. No, bellissimo, adoro, fermo! Questo merita una foto, questa cosa. Non ho mai visto questa cosa. No, vabbè, bellissimo. Nella vasca da bagno con la pinna. E vabbè, realistico, giustamente. No, vabbè, bellissimo. Adoro questa cosa. Sta poveretta sta facendo il bucato nel suo giorno libero. Ah, questa sì che è vita. Ma sì, si sono scambiati i ruoli qua. Lui al lavoro e lei a casa a rilassarsi. Belli, belli loro, mi piacciono tantissimo insieme. Anche se Nalani con sta cosa che era una romantica seriale non ci voleva, eh.
brutta per te, Nalani, perché hanno detto che ti tratto male. E quindi boh, oggi te faccio fare tutto, manicure, pedicure, tutto, massaggia, go go. Però lei comunque, avendo la pelle scura, le stanno bene bianche. Ma vediamo, vai, rilassati. Guarda, poverino, non ha manco una manicure sta ragazza. Niente, niente. Almeno non puoi dire che ti trattiamo male. Invece tu devi mantenerti. C'era pure quell'arco per sposarsi. Mi sono scordata. Me la faccio da sola, senza l'istruttrice. No, Liliana, stiamo pensando di avere un figlio. Ma a me che cosa me ne frega? Cosa le diceva Liliana? Per salvare il suo matrimonio vuole fare un figlio con suo marito. E ce lo viene a chiedere a noi, giustamente. Cioè, come se fosse normale la cosa, Tutto normale, giusto così. Ma chi glielo va a chiedere? Proprio il mio amante. Decidi da sola. Perché pure con lo yoga comunque diventano muscolosi, Fa dimagrire pure lo yoga, ho scoperto nel corso del tempo. La mogliettina si sta facendo mettere lo smalto. Brava, la lima. Vabbè, la pipì. No, Liliana. Aiuto. Non ti rispondo nemmeno. Sparisci. È stanchissimo perché lui è pigro. Quindi già questa è un'attività fisica per lui molto molto. Ah no, si è proprio stirato un muscolo addirittura. Allora, sembra folle, la nostra amicizia è bella e tutto quanto, ma insomma, vabbè, te lo dico chiaro, ho una cotta per te, davvero, non lo sapevo. Fiu, ecco, l'ho detto, e quindi ti andrebbe di uscire con me qualche volta? Sei uno schianto e mi piacerebbe davvero passare più tempo con te. Ragazzi, è vero, questa si è dichiarata pure voi. Dov'è il vostro sostegno femminile qua? Allora, certo, diamoci un appuntamento. Vai sposata. Vabbè, ma ci abbiamo già fatto fichi fichi, se per questo, Sony. Senza guardare troppo. Allora, cioè, certo, diamoci un appuntamento. È meglio che la nostra resti in amicizia. Ignorala. Io farei io al suo posto farei ignorala. Ah, appunto, mo basta. Dice, già l'hai avuto il tuo momento di follia. Mo basta, cioè, ignorala. Vedo che non rispondi. Significa che non vuoi passare del tempo con me? Come medico tirocinante, aiuto, ci sta facendo partorire uno che sta facendo un tirocinio. Adesso guardo un attimo, dovrei avere il sito salvato sul PC. Senza che vado a cercare il quaderno, mo vedo un attimo se lo trovo. Aiuto, povera donna, tutte a lei le stanno capitando, tutte. È morta. Le ha tolto il cuore. È un maschietto, sì! Io volevo il maschio! Io l'ho letto, Vince. È Vincent. Mica l'ho chiamato Vincente. Eccoti! Bello lui, bello. Ma lui poi, cioè, guardatelo, come fa a stare così rilassato? Lui proprio... Sì, ancora lei! Lei è venuta pure a salutare. Ho saputo, guardatela, ho saputo che è nato vostro figlio! Allora vai a pulire il pannolino sporco, tocca a te il primo pannolino. Tocca a te, bravo papino. Sei diventato papà, dagli pure da mangiare, lo coccoli, lo dondoli, fai una faccia buffa. Ok, qualcosa di nuovo, una conchiglia nuova. Perfetto. No! Basta, Liliana, no, te lo giuro, io ti denuncio, te porto in carcere. Ah.
Ha detto: ok, non possiamo essere amanti, possiamo essere migliori amici. E questa è già la seconda volta che me lo chiede, è questa. La prima volta le ho detto non se ne parla. Mo' di nuovo è ritornata all'attacco. No, ti ho detto che non se ne parla. Guarda. Ma sei incinta? È incinta! Alla fine ha deciso di avere il figlio. Alla fine ha scelto con la sua capoccia. No, vabbè, Jacob, cioè Jacob, sta foto, cioè sta faccia è bellissima. Questa faccia esprime tutto il disagio che stai provando per Liliana. Aspettate, voi non lo vedete, così. Esprime proprio tutto il disagio. In realtà ha fame, ma sta esprimendo tutto il disagio con Liliana. Dice, non ne posso più di questa. Tu, fino a mo' sei stato zitto. Proprio un muto, un bambolotto. Arriva la mamma, ti metti a fare casino. Cioè, non funziona così, eh. Ma dalla colpa noi che non ti stiamo guardando, sicuramente. Allora, nutri, allatta, cambia pannolino, coccola, fai dei versetti. Allora, stava zitto, un secondo fa. Non c'entro niente. La pianta mucca, appunto. No, ma non lo sapevo che c'era la pianta mucca, appunto, a croce. Che ansia! Ho visto questo qua dietro, mi ha fatto venire un infarto. Cioè, ma sei impazzito? Ma non si fanno così gli appostamenti. Tu come osi entrare in casa mia? Esci! Esci! Guarda questo. Cosa fanno pur di aumentarci le bollette? Oh, abbiamo trovato un poco di soldi. Vai, lava nella tinozza. Perfetto. Vai, vai a fare il bucato. Oh, io non ce la faccio ad andare a dormire con tutti questi vestiti sporchi. Manca poco. Sì, dai, così lo vediamo da bebè e stacchiamo la live. Dai, visto che sta crescendo, niente tutina, gliela metteremo da bebè la tutina. Ok, perfetto, facciamolo crescere. Sì, hai dei genitori psicopatici, ma non ti preoccupare, è tutto normale. Pure tu sarai così da grande. Visto che è orgoglioso, io gli metterei la corona. Cioè, a prescindere. Cioè, a prescindere dal tratto, è quello che la rappresenta di più, no? L'orgoglio. Carino! No, io già adoro questi capelli che gli ha messo il gioco. Mi sa che glieli lascio, molto probabilmente. Gli stanno bene, ma sei... Guarda che viso cicciotto che hai! No! Ma sei adorabile! Oh! Ma sto viso cicciotto da chi l'hai preso? Da tuo padre o da tua mamma? Sei bello come tuo papà allora! Ma perché ha sto viso così largo? Da chi ha preso sto viso? Dalla mamma? Olè! Sì, ma io! Liliana è incinta! È incinta! Cioè, questa, quanto ci scommette? Oh, voglio le scommesse. Il figlio di Liliana sarà maschio o sarà femmina? Per me sarà femmina. Perché lei cercherà di farla giocare con lui e magari stanno insieme, sono amici, queste cose qua. Cioè, vabbè, sono piccolini, non si innamorano. Ma comunque, maschio o femmina, comunque lei, sicuro, 100% viene a casa con il bambino e gli farà fare amicizia con lui, con Vincent. Sicuro, 100%. Sicuro, 100% la fa diventare amica di lui. E ma io come ce lo compro i mobili a questi? Aspetta, voglio una foto papà e figlio. Ma quanto siete belli, tutta e due. Guardatemi bene. Dada, guardali. Cioè, dimmi che vieni come tuo padre, ti prego. Porta avanti questa generazione così bella. Comunque sì, molto probabilmente questa manderà suo figlio, sua figlia a giocare con il figlio di Jacob, sicuro al 100%. Ok, perfetto. È finita la live.